Buona giornata e santa festa di Pentecoste. Dedichiamo la nostra breve meditazione proprio a questo grande evento che si rinnova in tutta la Chiesa, sia la Chiesa sulla terra che quella che è già nella gloria di Dio. Preghiamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Diciamo tre volte: Spirito di santità, facci santi, presto santi e grandi santi. Spirito di santità, facci santi, presto santi e grandi santi. Spirito di santità, facci santi, presto santi e grandi santi. Vogliamo ricordare quello che è successo nel Cenacolo, che con questa venuta impetuosa dello Spirito Santo, tutti furono pieni di Lui, tutti furono pieni dell'amore di Dio e cominciarono a lodarlo, a benedirlo, a proclamare la sua parola, a proclamare la risurrezione del Signore. Il mistero della Pentecoste si svolge non solo nel Cenacolo, ma anche nella piazza di Gerusalemme, dove avviene il raduno di una folla e la grande proclamazione del mistero di Gesù, della sua morte e della sua risurrezione, per radunare i figli di Dio da tutte le parti della terra. Ecco, ti invito a entrare più che puoi in questa sala del Cenacolo, in questo mistero, e mi permetto di indicarti tre strade affinché questa avvenga sempre meglio. La prima è la preghiera personale. Invoca spesso lo Spirito Santo, fattelo amico, fa che questa preghiera di domanda sia la più frequente nel tuo cuore e sulle tue labbra. La seconda è di stare con gli altri in preghiera, pregare insieme agli altri, perché la Pentecoste è un evento ecclesiale comunitario. Terzo, allenati ad amare più che puoi per preparare il tuo cuore la venuta, la presenza, l'azione dello Spirito Santo, e apri il cuore a tutti i doni che Lui ti vuol dare e a tutta la volontà di Dio su di te. Ecco, prima della benedizione facciamo anche la preghiera che troveremo oggi nella messa come colletta, adattata un po', diciamo così. O Padre, che nel mistero della Pentecoste raduni che segui da ogni angolo della terra, rinnova oggi nella comunità dei credenti quei prodigi che operasti agli inizi della predicazione del Vangelo. Per questo benedico di nuovo i tuoi figli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito.